era subito chiara la situazione? Già te subito all'inizio non era chiarissima, perché non si capiva bene cosa fosse successo. Si capiva che c'era molto panico, terrore, però non si capiva bene. Infatti hanno mandato lì in massa qualsiasi cosa. Ero seduto a casa, stavo mangiando anche, stavo guardando che stava piovendo, penso alle 12:30, l'una. Sì? Stavo guardando e poi ho detto, forse che è qualcosa successo. Però ho guardato bene, ho visto che non c'è il ponte. Non so. Allora avete lasciato il numero? Sì, abbiamo lasciato tutto. Eventualmente vi faceva chiamare. Mi scusi, ci sono stati altri crolli, altri cedimenti? No, okay. Però c'è un po' più a rischio la questione, quindi hanno sospeso gli ingressi negli appartamenti. Perché avevamo sentito che stavate coordinando il rientro, esatto. uno per famiglia. Però adesso hanno sospeso tutto. Che è una notizia di adesso? Di adesso, non lo so. E mi hanno detto che non si poteva entrare, io volevo andare a prendere due cose, le minime, proprio a livello di... mutande, certo, certamente, ovvio. Giusto così, scarpe. La sua casa è molto vicina al ponte. Sì, è praticamente su. La situazione quando sei arrivata lì com'era? Disastrosa. Cioè, subito da distante, appena vedevi le macerie, da distante capivi già che era una situazione brutta. Se tu hai un solo paio di scarpe, prima o poi si rompe. Questo tipo di tecnologia è stata usata dallo stesso Morandi soltanto 3 volte e anche gli altri 2 ponti hanno avuto dei problemi. C'è qualche cosa vorrà dire. Fa venire in mente dei acciaio tira, ma il cemento si compressa. Se molla, la parte più alta che cos'è? Sono... Sì, no, sono tutte pezzi. E quanti ci hanno battuto lì in fulmine? Sì, però c'era, guarda, un temporaneo. Quindi poi chi di dovere dovrà trovare le responsabilità. Nel 2016 il professor Brenci ci aveva dato un suo parere, assomiglia a un presagio o no secondo lei? Sì, io non so, a un ingegnere cosa volete chiedere più di questo, che vi dica anche il giorno e l'ora? Ma secondo lei era evitabile questa cosa? Grazie mille, grazie mille, molto gentile.